Sindaco di Casalmoro negli studi di Tempo Radio per filo diretto. Bentornato sindaco, buongiorno. Buongiorno a tutti. Buongiorno a lei. Noi ovviamente invitiamo gli ascoltatori a partecipare alla trasmissione. Ricordiamo che il numero per mandare sms e messaggi WhatsApp è il 348-3188-339. Chi ci vuole chiamare lo può fare. Il numero è lo 0376631709. Poi ancora ricordiamo la diretta streaming sulle pagine Facebook e Twitter del Gazzettino Nuovo Tempo Radio, su YouTube Tempo Radio Live. Allora, dunque, mi ha detto che state per approvare il bilancio, giusto? Sì, domani sera andremo in consiglio ad approvare il bilancio. È previsione o cos'è che no, è? No, bilancio di previsione 2022. Ok, perfetto. Sì, previsione, ma purtroppo con i tempi che corrono c'è sempre questa incertezza. Infatti. E diciamo che fondamentalmente, come sempre, il nostro è un bilancio sostanzialmente in ordine. Anche se la situazione è molto difficile perché c'è questa emergenza, esatto, sia economica che sociale, ma comunque ci ha aiutato un pochino anche perché ex post abbiamo avuto una certa tenuta anche del gettito IMU e IRPEF. Però comunque tutta questa situazione ci induce a una prudenza sulla spesa in particolare, no? Perché c'è questo clima di incertezza. Esatto. E in particolare vorrei dire sull'incertezza anche delle spese energetiche, che influiscono molto su quelli che sono i bilanci dei comuni. Ora, il governo ha messo alcuni fondi, noi stimiamo circa 10.000 euro, ma probabilmente saranno anche meno, no? Però le nostre stime di aumento di spese energetiche saranno almeno 50.000 euro, cioè questo fa capire come quali sono le difficoltà. Fortunatamente nel 2021 abbiamo avviato una ricognizione straordinaria sui consumi dell'energia pubblica e quindi questo ci ha portato a dei rimborsi retroattivi importanti, validati quindi anche dall'Agenzia delle Dogane, quindi già certi. E diciamo che questi rimborsi ci aiuteranno sia a impattare il 2022 e poi nel bilancio abbiamo fatto un fondo di passività potenziale di 100.000 euro, passività potenziali per far fronte a quelle che sono varie necessità, cioè praticamente, come si suol dire, abbiamo messo un po' di fieno in cascina per far fronte a questi aumenti e questi rincari imprevisti. Insomma, quest'anno riusciamo a far così. Tra l'altro la cosa non avrà, ma questo è un discorso più generale, un buon impatto anche sull'economia, perché ovviamente la prudenza porta a non investire, a non fare. Esatto. E di conseguenza noi abbiamo mantenuto la nostra solita politica tributaria, quindi a invarianza. Da anni noi siamo ad invarianza, infatti abbiamo l'addizionale IRPEF allo 0,1 e allo 0,1 dalla sua costituzione è il minimo previsto, mentre anche la nuova IMU è diciamo l'aliquota base dello 0,85, quindi l'aliquota più o meno standard, senza aver cumulato la ex TASI, no? Anche quando c'era la TASI, cioè quella, che poi era sempre una parte dell'IMU, non l'abbiamo mai applicata e anche qui non l'abbiamo cumulata. Comunque questo vuol dire un risparmio per i cittadini di 61.000 euro, ecco, quindi è uno sforzo anche è un risparmio per i cittadini, ma è uno sforzo anche per l'amministrazione, perché poi le spese sono tante. Sì. Poi abbiamo applicato sulle politiche sociali, mettiamo 130.000 euro, quindi vuol dire anziani, disabili, minori, e su welfare locale, attività educative, assistenza scolastica, ricreative estive, eccetera, eccetera, mettiamo altri 70.000 euro, quindi 200.000 euro. Una cifra importante. E poi ci sono quegli interventi specifici per il Covid, che sono 27.000 euro sulle attività produttive, tra l'altro adesso questo bando è in liquidazione in questi giorni, ha una gestione burocratica molto impegnativa, ma nei prossimi giorni provvederemo alla liquidazione. Cioè praticamente c'è un bando ancora aperto? No, il bando è stato aperto subito all'inizio dell'anno, quindi sì, ma è ancora aperto adesso? No, è chiuso. Stato chiuso, okay. E stiamo per fare la liquidazione. Ah, ok.
e in più ci sono 15.500 euro da impegnare, da impiegare sulle utenze domestiche dei cittadini. Ecco. Per poi passare a quelli che sono gli investimenti, in allora, tralasciando tutte quelle che sono le manutenzioni ordinarie, tutte le spese ordinarie, che insomma quelle hanno una loro strada, ma le manutenzioni straordinarie che prevediamo per quest'anno sono circa 70.000 euro, mm-hmm. Che va dalla copertura, al rifacimento della copertura del centro sociale, lavori all'interno della palestra, di sistemazione di alcune cose, insomma, edili e strade e marciapiedi. Quindi questi sono interventi di natura straordinaria. Okay. Ovviamente non dobbiamo tralasciare quelli che sono i lavori che sono attualmente in corso, che sono comunque lavori importanti e che impattano anche quelli su quello che è la liquidità, insomma, del comune. Cioè, ricordiamoci del cimitero, 45.000 euro, che si prevede, anche questo è manutenzione straordinaria, si prevede il completamento dei fine lavori tra marzo e aprile, quindi stanno per finire. Mm-hmm. E anche la riqualificazione di via Valle Maria, quindi l'area antistante al santuario, anche lì 170.000 euro di lavori sono in conclusione, contiamo che sia finito tutto entro il mese di aprile. Per venire poi al cantiere, quello più grande, più consistente, che è quello della scuola materna di 1.620.000 euro, quindi l'adeguamento sismico e energetico, quindi con l'edificio ENZEB. Questo stimiamo a fine lavori tra settembre e dicembre. Dovrebbe essere settembre, però insomma, con tutte queste problematiche legate al reperimento dei materiali eccetera, insomma, noi contiamo di finire per settembre, ma insomma, abbiamo questa, diciamo, questo periodo che forse possiamo considerare che proseguiranno i lavori, ecco. Attualmente non abbiamo questo sentore, ma insomma, così come vanno tutti i cantieri, insomma, dobbiamo prevederlo, ecco. Ok, perfetto. Altre opere, sindaco? Ma se abbiamo, diciamo che noi siamo sempre resti a dire i bandi, no? Perché ne parliamo quando siamo sicuri. Ebbene, possiamo dire che uno dei bandi che abbiamo presentato sulla rigenerazione urbana a Regione Lombardia è andato a buon fine, quindi sarà questo un altro prossimo cantiere, e questa è una buona notizia di questi giorni. È un ex edificio residenziale fatiscente, ed è una ristrutturazione con adeguamento sismico, anche qui adeguamento energetico con l'ENZEB, sistemazione dell'area esterna, ha un quadro economico di circa 600.000 euro e abbiamo avuto un contributo da 420.000 euro, ma diciamo che i lavori importanti nel settore energetico che faremo, contiamo di portare a casa anche dei finanziamenti da conto termico, se non per coprire tutta la differenza, ma sicuramente per la maggior parte della differenza, che va dal contributo a quello che è il quadro economico. Che destinazione prevedete? Ha detto che è un ex edificio residenziale, adesso fatiscente proprio. Sì. Ecco, questo edificio via Matteotti, per chi è di Casalmoro, noi prevediamo un primo piano, l'archivio comunale, l'archivio comunale moderno, perché noi da tantissimi anni abbiamo cioè un annoso problema qua dell'archivio, è troppo stretto l'archivio del comune, abbiamo sempre più documenti e sinceramente non sappiamo più dove metterli, quindi finalmente sistemeremo quello che è una criticità, quindi l'archivio comunale. Nel piano terra invece è un ambiente polifunzionale, diciamo che una funzione importante di base è quella, è un'area per la COC, no? Per la protezione civile, per eventuali emergenze.
quindi sarà dotato anche di una piccola cucina, quindi proprio un ambiente che serve per le emergenze. Dopodiché questo può diventare, può essere anche la casa delle associazioni, anche per iniziative varie. E una delle destinazioni che vogliamo dare è anche utilizzarlo per allestire i nuovi seggi elettorali, cioè quando ci saranno le elezioni è un ambiente che è funzionale anche come seggi elettorali. Lasciando in pace le scuole, quindi. Sì, ma noi avevamo già degli ambienti forse un po' piccoli come seggi elettorali. Quest'anno, ad esempio, se ci saranno il referendum, non possiamo usarli perché li abbiamo utilizzati per spostare la scuola materna assieme ai locali della biblioteca, e quindi quest'anno dovremo utilizzare le scuole, però comunque sia anche prima erano un po' piccoli come locali, ecco, qui invece troverebbero una giusta collocazione. Comunque è un'area, cioè sono ambienti polifunzionali, di conseguenza sono aperti a tutte quelle che sono necessità. E poi l'area esterna, la sistemazione dell'area esterna, quindi il giardino, verrà tutto riqualificato e sarà comunque funzionale a tutte queste varie attività. Qui un bel lavoro, poi si recupera un vecchio edificio, quindi non c'è consumo di suolo, che è una cosa importante. Infatti nella rigenerazione era questo fondamentale. Lì erano 5 piccoli appartamentini, ormai non potevano neanche più essere utilizzati, e quindi insomma lo andiamo a sfruttare al meglio. Perfetto. State, se ce lo vuol dire, perché lei ha detto appunto prima che siamo un po' resti, ha detto, state partecipando anche ad altri bandi? Sì. Sì, sono numerosi, sono diversi, con un impegno veramente veramente intenso. Ne abbiamo presentati almeno altri 2 o 3, però non so, giustamente ne parliamo quando, cioè, non vogliamo dare false speranze alla Trappattoni, esatto. Non di regatto finché non è nel esatto, sacco, no? Bravo. Va bene, okay. Questo è quello che volevamo dire, va bene, per cui perché comunque sono tutte cose che noi mettiamo in programma, partecipiamo, ma non è che è una nostra programmazione che mettiamo, non è che se un bando non va bene rinunciamo, continuiamo a cercare delle soluzioni per poter inserire le opere che vogliamo fare nei bandi che mano a mano escono, che siano regione, che siano dal ministero o ovunque essi siano, noi cerchiamo di inserirli per poter completare quelle che sono le nostre idee di riqualificazione degli ambienti pubblici. Benissimo, adesso tra poco andiamo in pausa. Prima di andare in pausa le voglio chiedere una cosa, così un fuori programma. Attività culturali eccetera le ne fate ancora? Allora, questo è un grosso problema, perché con questa faccenda del Covid è rimasto un po' fermo. Però ci contiamo adesso di riprendere le varie attività. Abbiamo sempre comunque la biblioteca che porta avanti sempre varie iniziative, ma con questa difficoltà a ritrovarci assieme negli ambienti chiusi è anche difficile organizzare certi tipi di attività, insomma. Noi però adesso, con la speranza che col 31 marzo ci sia effettivamente un'apertura, noi quindi penso saremo pronti a ripartire. Benissimo. Su questo fronte. Allora, ci fermiamo un attimino con Franco Perini, primo cittadino di Casalmoro, ci troviamo tra un paio di minuti. Franco Perini, primo cittadino di Casalmoro, negli studi Tempo Radio per filo diretto, seconda parte. Allora, sindaco, se ha da aggiungere, le aggiunga pure su Casalmoro. No. Qualsiasi cosa lei voglia, altrimenti le leggo i messaggi. Per esempio, archivio dovete digitalizzarlo perché così è accessibile a tutti dal computer in ufficio. Non è già possibile, sì, ottenere? Sì, però allora ci sono cose che sono digitalizzate, già c'è un'archiviazione digitale di alcuni documenti, però c'è anche tutta una serie di documenti ancora cartacei, e anche c'è anche il pregresso, perché comunque anche il pregresso purtroppo va un attimino sistemato e gestito in un modo più quello sarebbe un lavoro improbo più funzionale. Cioè noi abbiamo documenti ancora, insomma,
da anni e anni e anni, cioè dalla Costituzione comune. Ma ci vuole quello che materialmente si trascrive. Esatto, non, sì. Non è così semplice. Abbiamo un archivio storico, ecco, che poi dopo ci sono delle normative sulla conservazione anche dei documenti, quindi dobbiamo conservare, anche perché abbiamo anche un archivista, quindi ci sono anche tutte normative come vanno conservati i documenti del comune. Sì, tante cose vanno archiviate in modo digitale, ma è anche vero che c'è ancora tanta roba che va archiviata manualmente, ecco. Ma si possono fare, cioè un cittadino può fare per esempio dei certificati online? Ah, quello sì, assolutamente sì. Adesso noi abbiamo in particolare con l'app IO, quella nazionale IO, si può ottenere già una serie di certificati, ma come dicevo già anche l'altra volta, addirittura c'è lo Stato, almeno per quest'anno, concede ancora l'esenzione dell'imposta di bollo facendoli direttamente. Come pure stiamo lavorando, diciamo che sono un certo numero di certificati, comunque sono tra i più frequenti, ecco. E diciamo anche che sul sito del comune stiamo lavorando per poi inserire proprio una pagina dove ampliamo questi certificati che si possono chiedere in formato digitale. È un processo che piano piano stiamo facendo, ovviamente anche noi come piccolo comune con le forze che abbiamo, però insomma stiamo cercando di fare tutto online, ecco, almeno la maggior parte dei documenti. Però sulla PIO ho provato personalmente, si entra con lo SPID ed è veramente semplice e veloce ottenere certificati. Addirittura si possono ottenere dei certificati cumulativi, ecco, posto di avere due o tre certificati separati, si può ottenere un certificato cumulativo che certifica le cose che ci servono. Certo. Allora, le chiedo se i lavori di Borgo Castello sono finiti. Allora, lì a Corte Castello, sono finiti per la parte che abbiamo ristrutturato adesso. Diciamo che ne manca ancora un terzo, ma quello, adesso ho detto, per dire, fa parte dei contributi che stiamo cercando di per finanziare anche questa ultima parte. Però quella parte lì adesso è finita e stiamo lavorando affinché si possa fare un'inaugurazione, penso verso la fine di aprile, sono le informazioni che ho, ma ci stiamo lavorando perché stiamo cercando di fare un evento abbastanza importante, anche perché quei locali sono legati anche al settore moda, no? Soprattutto della regione Lombardia, assessorato alla moda, e quindi stiamo lavorando, però tra virgolette, perché non abbiamo ancora definito bene tutto, ma a una importante sfilata, insomma, professionale, anche per dare risalto a quello che è l'ambiente, certo. Quindi, e quello sarebbe l'inaugurazione di questa area, ecco. Certo, proprio per questo dobbiamo digitalizzare, le scrivevano probabilmente. Ma allora, ecco, non vorrei che si pensasse che il comune di Casamoro non... Allora, io posso dire che il comune di Casamoro è molto più avanti di comuni molto più grandi, perché da noi il lavoro in cloud, sono più di 10 anni che noi lavoriamo tutti in cloud. Quindi quello che adesso sembra una novità per tanti, per noi è 10 anni che lo utilizziamo. Quindi chiunque nostro dipendente si può spostare da un computer all'altro senza necessità di può trovare tutto il suo quadro di lavoro, come pure può lavorare da casa come se lavorasse in comune. Se si rompe il computer, prendiamo il computer, lo cambiamo e in mezz'ora ritorna a lavorare come prima. Cioè, vuol dire, noi stiamo andando avanti, però il mondo del digitale è enorme. Beh, quello poi galoppa, tra l'altro. Galoppa, è enorme, cioè sono tante le cose, anche sull'archiviazione, perché poi dobbiamo sempre considerare una cosa: le cose fatte nel privato hanno una rapidità e una velocità di un modo, fatte nel pubblico hanno
un'altra velocità, ma non sempre per colpa delle persone, però ecco, sia chiaro che i dipendenti tanto non hanno colpa, ma per le procedure, per le garanzie che si deve avere su questi passi. Anche il fatto di dover chiedere i certificati online è stato un grande passo, perché certo, ogni comune aveva i propri dati anagrafici, quindi mano a mano si è andato a cedere i dati in una struttura centrale che doveva avere la garanzia per riceverlo, doveva certo, avere certo, poi interfacciarsi in modo corretto con tutte le garanzie di aggiornamento che, e quindi ci ha messo alcuni anni per arrivarci, certo, adesso ci siamo arrivati, adesso questo servizio si sta sviluppando, certo, quindi ecco questo. Allora, le leggo un paio di messaggi alla volta adesso. Perini, sindaco a vita come presidente cinese. Beh, Casalmoro è est rispetto a qua. Allora, lavori al cimitero a rilento, per favore intervenga, gli dicono. Allora, a rilento sì, però c'è anche un discorso che essendo dei lavori esterni, abbiamo ripresi adesso quando il clima ci consente di lavorare senza rovinare il lavoro che stiamo facendo. Certo, con i bandi si progettano come siamo messi, perché tutti i comuni prendono un sacco di soldi dai bandi, dice un ascoltatore. Prini, lei è bravissimo, però facciamo qualche manifestazione per l'estate. Dicono anche. Questo è il nostro auspicio. Diciamo che noi ci abbiamo provato, se devo essere sincero, anche lo scorso anno. Lo scorso anno abbiamo fatto una manifestazione musicale, recreativa, eccetera, anche per un po' muoverci con le restrizioni del momento che c'erano, però devo essere sincero, l'adesione è stata molto scarsa, ma non perché non piacesse, perché poi erano bravissimi chi è venuto, ma perché c'era ancora nelle persone questo senso di paura a mettersi assieme. Io mi auguro che adesso un po' sia passato, esatto, insomma, e che si riprenda, perché veramente certa gente è terrorizzata, poi dopo insomma certo, non si può neanche dar torto. Poi le chiedono, c'è ancora il bando per il servizio civile, perché mio figlio è disponibile. Allora, il bando per il servizio civile era aperto, però adesso inviterei ad andare sul sito del comune, perché probabilmente era stato poi prorogato, perché non siamo noi poi che fissa le date. Mi sembra che fosse anche stato prorogato, sinceramente non ricordo i termini, però invito ad andare sul sito del comune e sicuramente troverà questo dato. Perini, ormai i prezzi di tutto quanto sono troppo alti, non riesco a pagare bollette, non riesco ad andare al lavoro perché la benzina costa troppo, eccetera. Quindi questo è uno sfogo. Tra l'altro, quello che diceva prima, oltre alla pandemia, ma ci vuole anche la guerra. Proprio esatto. Allora, lei cosa ne pensa? Cosa la stanno provocando? Guardi, lei cosa ne pensa di quelli che dicono che si potrebbe risparmiare accorpando i comuni? Ma non so, quando c'è il sindaco Perini, ogni tanto la domanda arriva. Non so se è sempre per me si divertono. Non so sempre quello, ma se vuole rispondo per l'ennesima volta. Per l'ennesima volta, dai. Ma se vuole, cioè, l'accorpamento dei comuni è stato venduto come risparmi e come una cosa che, per ottimizzare. In realtà non è sempre così. Si possono mettere assieme dei comuni se già tra i comuni c'è una certa, come dire, affinità, esatto, c'è una certa affinità, perché poi cosa succede? Che se metti assieme due comuni che hanno dei problemi, ottieni un problema un po' più grande, esatto, no? E sicuramente quello che ti dà quei fondi che annualmente qualcosa danno per chi fa queste unioni, che sono sempre meno, ma non so fino a quando dureranno, non so se saranno sufficienti a questo. Assolutamente. Allora, il problema di Casalmoro e di tutto l'Alto Mantovano è il collegamento con la Lombardia. Dovete pretendere dalla provincia strade più larghe, quattro corsie. Perini, ne approfitti del fatto che in consiglio provinciale c'è Volpi, che queste cose le capisce. Migliori collegamenti, quello sto ripetendo, con la Lombardia e non solo con Veneto ed Emilia, quelli interessano Mantova e il Basso Mantovano, non noi. Allora, diciamo che al di là poi del discorso di Lombardia, in questo periodo una interlocuzione avviata per il problema della statale 343, no?
Io ho avuto un contatto con ANAS, oggi pomeriggio ne avremo un altro come comune di Asola, perché stiamo interloquendo su come ottenere questi, come poterla ampliare. Chiaramente è anche un fattore politico, diciamolo, perché ANAS potrà fare tutte quelle che sono le manutenzioni che chiediamo, ma per fare un'opera a questo punto importante, perché con l'aumento dei costi l'opera è diventata anche più importante, e poi dopo la strada a norme statali forse dovrà essere anche un po' più grande di quella che avevamo pensato noi con la provincia, ha bisogno di finanziamenti. Quindi adesso noi stiamo interloquendo con ANAS e vedremo anche a livello politico di farla inserire in quelli che sono i documenti che consentano il finanziamento di quest'opera. Certo. Dopodiché se riusciamo a ottenere in qualche modo i finanziamenti nei tempi che, dico subito, non saranno sempre molto, molto brevi, ma si potrà pensare ad esempio all'ampliamento di questa strada, ma sicuramente bisogna fare i primi passi per poter iniziare, per poterla vedere insomma poi certo. Realizzata. Allora, leggo gli ultimi messaggi. Il problema non è un problema per l'approvazione, perché non ha minoranza, in questo è fortunato. Poi chiedono se ci sono bandi per famiglie bisognose. E ancora dote scuola, chiedono se c'è. E buongiorno sindaco, Casamora aderisce credo ai nidi gratis, e che parametri bisogna avere, quindi dote scuola e nidi. Allora, gratis, ovviamente noi aderiamo a tutte quelle che sono le iniziative, soprattutto quelle di Regione Lombardia, no? Però per tutte queste spiegazioni, perché sono veramente tante tante particolarità, invito a chiamare i servizi sociali del comune e avrà tutte quelle che sono le spiegazioni che di cui necessitano. Poi guarda qua, i corsi d'acqua è ora che siano utilizzati di nuovo, una volta si macinava la farina si produca elettricità. Vabbè, fanno girare le palle come quelle eoliche, sono idrauliche. Però se parliamo di chiesa serve l'acqua. Serve l'acqua, esatto. Che purtroppo il problema è che è torrentizio, non è chiesa. Esatto. Quindi a volte c'è, a volte non c'è. Allora, siamo in chiusura. Noi ringraziamo tantissimo il primo cittadino di Casalmoro, Franco Perini. Sindaco, grazie. Grazie a voi, grazie a tutti gli ascoltatori. Grazie. Thank you.